non la vedo. Ah, Vede? eccola. Ecco, buonasera. Buonasera. Buonasera, sì. L'ho avuta ospite su Rai 3, l'ho intervistata alla telecamera. Adesso lo strumento è diverso, ma è sempre un piacere incontrarla. Allora, lei ha curato il cameo in omaggio alla memoria dei magistrati Fuggi e Guido Galli, entrambi del Tribunale di Milano. Mi ha molto colpito nel libro quando lei racconta l'incontro con Galli. Vuole raccontarlo anche ai nostri ospiti? Sì, volevo solo fare una piccola premessa prima di rispondere. È stato ricordato che io sono entrato in magistratura nel 1978. In questo paese senza memoria nessuno si ricorda più che era l'anno del sequestro Moro e che sembrava che lo Stato non ci fosse più. Io Un po' ero come adesso a volte. persino peggio, per quanto possa sembrare incredibile. Io ero da poco entrato in magistratura ed ero rimasto assolutamente colpito da uno Stato che mostrava tutta la sua debolezza, circondando i palazzi di giustizia di reti di filo spinato, mettendo tiratori scelti sul tetto del palazzo di giustizia, col senno di poi i terroristi, che pure hanno fatto danni gravissimi rispetto alle organizzazioni criminali, fanno sorridere perché la loro capacità criminale era ridottissima, era solo l'inefficienza degli apparati repressivi che aveva permesso lo sviluppo in quegli anni di quelle forme senza intervenire rapidamente, come poi sarebbe avvenuto negli anni successivi, una volta ripresisi. E in quel contesto mi aveva colpito soprattutto il fatto che il potere politico in quel momento non riusciva a dare più direttive. E gli unici riferimenti per gli organi di polizia giudiziaria erano diventati magistrati. Nel mio periodo di tirocinio mi colpiva appunto vedere questo, che i funzionari di polizia, gli ufficiali dei carabinieri venivano in procura per avere indicazioni su cosa fare dai sostituti procuratori o all'ufficio istruzione dai giudici istruttori, che col vecchio codice il giudice istruttore era il vero dominus del processo. Ecco, Guido Galli era un giudice istruttore, aveva svolto tante altre funzioni, ma poi era andato a fare giudice istruttore. Una delle prime requisitorie complesse che scrissi riguardava proprio un processo in istruzione formale davanti al giudice. E il problema che mi fu detto, cerca di scriverla bene per non far fare cattiva figura all'ufficio, perché Guido Galli è un giudice molto bravo, quindi cerca di metterci tutto l'impegno di cui sei capace. Dopodiché, quando incontrai Guido Galli, ovviamente timoroso, come era un uditore giudiziario alle prime armi, avendo anche sentito dire che era un giudice molto bravo, tra l'altro era, oltre che un giudice istruttore, anche un docente universitario, lui mi trattò con una cordialità e un'affabilità che mi era sconosciuta. Io provenivo da una precedente esperienza lavorativa, provenivo dalla Confindustria, l'Unione Industriale di Torino, dove la gerarchia era totale, nel senso che non ci si sedeva davanti a un superiore, mentre in magistratura non soltanto mi spiegarono fin dall'inizio che si usava il tu, anche se accompagnato dall'avvertenza che se parlavo con un magistrato molto più elevato di grado, molto più anziano, lui mi avrebbe dato il tu, ma io avrei dovuto rispondere con lei, sarei stato sollecitato a dargli del tu. Ma avevano detto guardatene bene perché penserà che sei presuntuoso. E allora c'era questa situazione di incertezza. Invece la cordialità di Guido Galli era reale, non era di mera colleganza. E questo mi colpì moltissimo nella valutazione della persona. Il tratto persino direi quasi affettuoso nei confronti di un giovane collega alle prime armi. Cosa pensa? Cioè, adesso per fortuna, insomma, no? 28 magistrati morti, devo dire che mi ha 29, colpito. e poi ne abbiamo scoperto uno in più che ci eravamo dimenticati. Chi è? Io, perché avevo aggiornato le rose spezzate quando ero presidente dell'ANM, che è il disegno di un mazzo di rose spezzate con i nomi dei magistrati. Poi hanno scritto a Stefano Amore, i figli di un altro magistrato che è stato ucciso quando io ero in quarta elementare. E Stefano Amore lo ha, lascerò poi dirlo a lui,
chi è il magistrato recuperato, era stato ucciso nell'esercizio delle sue funzioni non da mafiosi o da terroristi, ma da uno che pensava, di uccidendo il presidente del tribunale, di aver ucciso la giustizia. Pensate un po' quali altre cose strane capitano in questo paese. La riflessione che volevo condividere con lei è che dopo tutte queste vite spezzate, perché in fondo uccidere un magistrato è un attacco non tanto all'uomo, no? Ma a un difensore della Costituzione, all'uomo che fa rispetto della legalità, della democrazia soprattutto. E hanno interrotto il corso poi, cioè la morte di questi uomini è servita ai terroristi, ai mafiosi, a farla franca, cioè sono riusciti, uccidendo questi uomini, in qualche modo a migliorare la loro posizione, a far prendere un altro corso alla giustizia, a far arretrare i processi? Credo di no, senza nulla togliere al valore dei magistrati che sono stati uccisi, e molti di loro sono stati uccisi proprio perché bravi, proprio perché di compiere la loro attività meglio di altri, c'è stato un effetto contrario, nel senso che c'è stata una reazione che strinse i magistrati al senso del dovere, al senso della loro funzione. E io ricordo per esempio un episodio che mi colpì moltissimo. Quando venne ucciso Emilio Alessandrini, ci fu un'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati e a Milano, e venne il Presidente della Repubblica, era Sandro Pertini. Si alzò un giovane pretore, Giovanni Porquebbio, che ha concluso la carriera anni fa come Presidente del Tribunale di Sassari, e disse: io penso che vengano uccisi i colleghi della Procura della Repubblica per intimidirli tutti. Devono sapere che per ognuno che cade ci sarà un altro pronto a prendere il loro posto. Io non so fare i processi che sapeva fare Emilio Alessandrini, ma oggi stesso chiederò il trasferimento alla Procura della Repubblica, perché potrò quantomeno sollevare dal carico di lavoro quotidiano quelli che li sanno fare e che potranno concentrarsi su queste cose. Ecco, a quell'epoca dire una cosa di questo genere in pubblico, che fu ovviamente ripresa dai mezzi di informazione, esponeva a rischi gravissimi, perché molte volte i terroristi hanno ucciso sulla base di una presa di posizione anche meno forte di questa, e quello stesso giorno presentò domanda di trasferimento alla Procura della Repubblica per andare a prendere il posto di uno che era caduto. Io lo trovai una straordinaria prova di coraggio e pensai che c'era gente coraggiosa. Un altro esempio che mi aveva colpito proprio nel 78, quindi prima dell'omicidio Alessandrini, fu quando venne arrestato Corrado Alunni. Era il primo terrorista di rilievo che veniva arrestato dopo il sequestro Moro. Allora le idee erano piuttosto confuse, non c'era chiara distinzione tra prima linea, Brigate Rosse, anche perché in quel momento le organizzazioni terroristiche erano permeabili, cioè si passava da una all'altra ancora, si irrigidirono dopo con la protezione delle loro strutture. E devo dire che accanto a magistrati caduti c'era anche qualche magistrato cialtrone che mandava i certificati medici per non fare i processi, perché poi ci sono gli eroi, ma ci sono anche i vili ogni tanto. E mi colpì invece questo episodio. Francesco Saverio Borrelli, che anni dopo io ebbi come procuratore della Repubblica, era il presidente dell'ottava sezione penale. Era a casa in malattia perché si era rotto una gamba. Quando seppe, lui che era il presidente dell'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, e Alunni sarebbe stato presentato per il giudizio direttissimo all'ottava sezione per le armi che erano state, di cui era stato trovato in possesso, una prassi allora usata dalla procura per evitare il rischio di scarcerazione per decorrenza termini, di mandarli a giudizio direttissimo per le armi, rientrò in servizio, fece il processo a Corrado Alunni con la gamba ingessata, dicendo: se si devono correre dei rischi, li corre il presidente di sezione, non chi li costituisce. Tra l'altro non è che fece il processo per assolverlo, gli diede 12 anni e 7 mesi, che all'epoca era come dire sparatemi, motivando che non aveva soltanto le armi, ma per uno scopo di eversione, e quindi la pena non poteva essere blanda. E io
quando, ancora adesso, quando collego questo primo episodio che ho visto di Borrelli e questo secondo di Porcueddu, ne traggo sempre conforto nel fatto che in magistratura ci sono anche persone coraggiose e di valore. E non è vero, come pensa Palamara, che siano tutti come lui. E Anna, senti, a questo proposito... A proposito di Palamara, volevo... A proposito di Palamara, c'è una definizione che però io la domanda che le faccio è attuale. Partendo da la definizione data da Calamandrei al giudice Aurelio Sansoni, virgolettato, non era né Rosso né Biggio, era un giudice giusto. Oggi, che definizione darebbe lei del giudice giusto in questo periodo, in questi mesi? Il giudice che riesce a compiere il suo dovere a prescindere dalle cose che gli dicono, perché una delle caratteristiche che è venuta ad assumere la professionalità del magistrato è quella di rimanere indifferente agli insulti. Nei primi 18 anni della mia vita professionale non ho mai dovuto sporgere una querela. Successivamente credo di averne sporte 160, una cosa di questo genere. Quando mi sono cominciato ad occupare di potenti, sono stato accusato di tutto di più. Di essere comunista, fascista, di essere al soldo degli americani, di essere al soldo dei servizi segreti, tra l'altro tutte cose fra loro incompatibili, perché non si può essere tutto insieme, tutto il contrario. E quindi ho imparato che bisogna intanto ovviamente ristabilire la verità, se è possibile con l'azione giudiziaria, se non è possibile ribadendola quando è necessario, ma soprattutto bisogna riuscire a non farsi trascinare la polemica personale, perché sennò poi ti ricusano e quindi devi evitare di rispondere per le rime anche quando come essere umano non hai tutta la voglia, ma soprattutto devi riuscire a mantenere la freddezza e la lucidità che il lavoro di magistrato richiede anche quando ti insultano o peggio anche quando ti applaudono, perché i fischi aiutano a tenere alta la soglia di attenzione, gli applausi concorrono ad abbassarla. Quindi ho sempre preferito i fischi agli applausi. E poi, di temperamento un po' polemico, mi ci diverto anche quando fischio. E quindi c'è anche questo aspetto da tenere presente nei tempi cupi che viviamo. E d'altro canto, per esempio, tornando alla vicenda Palamara, io considero decorazioni essere stato da lui due volte ricusato. Lei immaginava che se avesse stato in un incubo una notte qualche anno fa, che un giorno in un libro sarebbero state raccontate queste storie vere, simili, vere, fasulle, inventate, ampliate, lo riteneva possibile? Mia nonna avrebbe usato l'espressione vergogna. Si tratta di soggetto senza vergogna, perché vedete, è la prima volta che mi hanno ricusato, mi ha ricusato perché io in plenum al CSM ho pronunciato questa frase, peraltro mi riferivo non all'incolpazione che ancora non esisteva, ma alla violazione del codice etico dell'ANM, che è un'altra cosa, che non ha niente a che vedere col procedimento disciplinare. Avevo detto, se si arriva a discutere della nomina di un procuratore della Repubblica, davanti a un imputato di quella procura si sono smarriti i parametri minimi etici dei magistrati. E io sono convinto che la stragrande maggioranza dei magistrati non potrebbe neanche pensare di fare una cosa di questo genere, perché è talmente fuori dall'etica di chi fa questo lavoro che non ci si può pensare. Dopodiché l'idea di dire ma il sistema non l'ho inventato io, no, ma l'ha portato a perfezione nell'abiezione, perché non si può neanche pensare che si faccia una cosa di questo genere. Dopodiché io ho serie perplessità sull'etica di questo paese, è una cosa che continuo a ripetere. Noi facciamo i procedimenti disciplinari ai magistrati. C'erano anche due politici però a quegli incontri. I loro non hanno niente da dire, trovano normale che partecipino a queste porcherie. Questo è il problema. L'ho vista qualche giorno fa, proprio non so se l'altro ieri, arrabbiarsi molto, non mi ricordo dove, in una trasmissione televisiva, dov'era? Di martedì. Ecco, di martedì. Ma lei è così amabile, vede, riesce a parlare col sorriso anche di Palamara. Ma perché quando trovo delle persone che sragionano,
Allora mi arrabbio perché uno mi dice che c'erano stati abusi giustizialisti, come ne mi faccia l'esempio di qualcuno, mi parla di Lula, il presidente del Brasile, ma insomma, a parte che io non so niente delle vicende brasiliane, ma stavamo discutendo dell'Italia, ma sarebbe come se parlassi di Carabinieri e qualcuno dicesse nel Myanmar c'è stato il colpo di Stato, ma che vuol dire? Comunque sorrida sempre anche quando risponde a domande sgradevoli, perché arriva meglio il messaggio e poi le dona di più. Antonella? Sì, no, stavo pensando che adesso potresti chiedere un onorario per questa consulenza che hai prestato al presidente Davigo. No, volevo ricordare che appunto il presidente Davigo tratteggia anche il ricordo di Emilio Alessandrini nel libro, ricalcando anche questo libro nel loro segno, che invece è una pubblicazione istituzionale del CSM. E sempre a proposito di Alessandrini, ho scaricato il verbale del 30 gennaio 79 alle ore 16, in cui il Consiglio Superiore della Magistratura si reca presso il Quirinale a incontrare il presidente Pertini, e volevo era stato ucciso Alessandrini, quindi occorre anche in qualche modo dare un messaggio istituzionale alla famiglia, decidere di andare al funerale. Prende la parola l'allora ministro di Grazia e Giustizia, l'onorevole Francesco Paolo Bonifacio, e mi sembrava opportuno per dirvi quanto credo sia interessante accedere a questi atti, vero presidente, perché sono un pezzo di una storia che abbiamo un po' perso, e avere in mano il pezzo di storia è anche molto più emozionante. E a un certo punto il ministro dice: l'efficace funzionamento della giustizia è infatti un bene primario di tutto il popolo e richiede che per un piano organico di politica giudiziaria e per le esigenze urgenti poste dall'attacco eversivo sia garantita la solidarietà di tutto il popolo.